Per favore, dovrebbe esserci Stefania che chiama dalla provincia di Brescia. Ben Salve, buonasera. trovata Stefania, faccia pure la sua domanda per la professoressa Fabris. Allora, quanta correlazione può esserci tra una così alta presenza di persone che si ammalano in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e la qualità dell'aria? E c'è una compromissione delle condizioni di salute a livello respiratorio nelle persone che abitano in queste zone, che sono soggette a questo punto ad ammalarsi più facilmente, indistintamente dall'età? Perché a questo punto abbiamo tutte le età, ecco, anche Grazie persone Stefania, con... mi pare Grazie. una domanda tra l'altro nuova anche per noi. Sì. Quindi c'è una correlazione con l'inquinamento, poi credo che questo fosse il punto. Dunque, non credo che ci sia correlazione tra Lombardia e Emilia-Romagna in maniera così generica. Bisogna fare il punto: se uno abita in una zona particolarmente inquinata, e questo inquinamento quindi influenza sui polmoni, sulla respirazione, e certamente è più a rischio di uno che vive in un ambiente che non ha inquinamento e quindi non risente di danno polmonare nel lungo periodo. Via mail ci chiedono, sono al sesto mese di gravidanza.